Terza gara di playoff tra Valpusteria e Milano in perfetta parità dopo due match ancora fiducia in casa giallonera per Rock Paić, il quale dopo aver deciso il match della gara prende nuovamente il posto di Pat Kavanagh. La formazione guidata da Adolf Insam deve rinunciare a ben tre giocatori oltre ad Angelo Esposito, mancano all'appello anche Andreas Lutz e Francesco Borghi. I padroni di casa partono forte, già al terzo vanno vicini al gol, triangolazione tra Iannone e Paić, con quest'ultimo che serve il compagno sotto porta, il quale non riesce a deviare verso la porta di Raycroft. Successivamente disco sporco nel terzo milanese, la difesa ospite imbambolata, ed allora ci prova Ben Obermeier che mette di poco alto a tu per tu con Raycroft. Poco dopo metà tempo i lupi spezzano l'equilibrio, Ben Guité gioca per Rock Paić, il quale si libera dalla marcatura e lascia partire un tiro non certo irresistibile, che però risulta vincente. Disco forse deviato lievemente dal pattino di De Marchi, ma certamente Raycroft non è tecnicamente perfetto nella circostanza, affrontando il tiro con i gambali spalancati. Paić dal canto suo si dimostra l'uomo della provvidenza e dopo aver deciso gara 2 porta in vantaggio i suoi nel terzo match della serie. Alla ripresa del gioco nel secondo tempo c'è lavoro anche per Oben, spettatore non pagante. Nei primi 20 minuti Tommaso Goi prende la mira del portiere giallo-nero in bello stile, va a bloccare. Successivamente i meneghini si trovano a giocare con l'uomo in più per questo fallo di Armin Hofer su Goi. Paradossalmente però ad insaccare sono ancora i padroni di casa, contropiede veloce di Jensen che apre per Elfer, il quale non può fallire. Al 23:30 i lupi raddoppiano in inferiorità affidandosi ad un grande ex come Armin Elfer. Al 32:45 la formazione ospite, sino a questo momento insufficiente con l'uomo in più, può contare su 29 secondi di doppia superiorità. Coach Adolf Insam chiama timeout per pianificare l'assalto. Il Milano si scuote e segna non in 5 contro 3 ma in 5 contro 4, disco da Kinacevic ad Ansoldi che può prendere la mira e fare secco Oben. Al 33:56 la gara si riapre, decimo gol stagionale per l'attaccante di scuola meranese, il primo nel corso dei playoff. L'incertezza dura meno di 5 minuti visto che al 38:33 Pat Iannone riporta i padroni di casa sul più 2. L'attaccante numero 11 si libera per la conclusione che sorprende Raycroft, il quale non riesce ad opporsi. Anche per Pat Iannone, primo gol nel corso dei playoff e Valpusteria sul 3-1. Poco dopo, chance anche per Kallen, il quale è servito da Jensen, permette a Raycroft di riscattarsi. Il Milano inizia la terza frazione in power play e si fa notare con un tiro di De Marchi che è deviato sotto misura, mette in apprensione Oben. Successivamente ci provano in serie anche Caletti e Lopresti, protagonisti di un'azione simile, ma il portiere di casa è sempre attento a respingere la minaccia. Sull'altro fronte, iniziativa solitaria da parte di Joe Kallen, che prova a fare tutto da solo ma viene fermato sul più bello del portiere avversario, il quale si oppone anche a Jensen. Con Manuel Lopresti in panca dei puniti, i ragazzi di Edey calano il poker. Ottimo taglio di Ben Guité a favorire Rock Paić, il quale fa ancora centro. Eccezionale rendimento dell'attaccante ex Pontebba che insacca la doppietta personale e segna così il suo terzo gol in due gare di playoff con la casacca pusterese. Nella seconda metà del tempo gran numero di Joe Kallen che si libera una prima volta di Luca Ansoldi, poi lo salta ancora servendo alla perfezione Max Obero che si vede respinta a conclusione a botta sicura dalla stecca di De Marchi. Poco dopo i lupi sfruttano una superiorità a loro favore, scambio tra Max Oberau e Joe Jensen con questo che serve sul secondo palo Kallen, il quale fa centro e chiude di fatto i giochi. Anche Joe Kallen dunque mette la sua firma sul successo altoatesino insaccando al 57:34. Non accade più nulla sino alla fine ed il Valpusteria può così festeggiare il secondo successo nella serie che ora sorride dopo tre match proprio agli altoatesini.